Siamo tutti dei nostalgici, ammettiamolo, e come ogni nostalgico che si rispetti, proviamo sempre un incredibile piacere nel veder tornare le vecchie glorie nelle nostre mani non più tanto giovani. Ma non sempre la macchina del tempo fa bene a tutti. Spesso abbiamo visto quanto le rughe di qualche generazione, neanche tanto lontana, non facciano bene ai ricordi che abbiamo delle esperienze avute in passato con videogiochi che hanno scandito il nostro tempo migliore. Un po' come la lasagna riscaldata di 3 giorni prima. Secret Files Tunguska, avventura a punta e clicca di Deep Silver, è tornato a riproporsi cambiando ancora una volta location e finendo nel menu di Nintendo Switch. La misteriosa sparizione del padre scienziato dà il via al pellegrinaggio di Nina Kalenkoff, che, da figlia in missione di ricerca, si tramuterà in avventuriera alla complessa scoperta della verità che si nasconde dietro al misterioso progetto che la porterà fino alla Siberia, nella remota regione di Tunguska. Oggi come allora, la narrazione che si ispira con molta fantasia ad un episodio realmente accaduto nel 1908 è di quelle classiche da punta e clicca, con una progressione della trama fatta di momenti riflessivi, tanti dialoghi e colpi di scena per lo più realizzati attraverso le scene d'intermezzo. Il ritmo, manco a dirlo, è lento e riesuma senza filtri o correzioni tutto ciò che si è visto in passato. Peccato che già agli esordi il gioco si presentasse piacevole, ma mancasse di quel guizzo che la facesse emergere dal panorama fitto dei punta e clicca. Con un po' di pazienza e qualche deduzione qua e là è possibile completare l'avventura in una decina di ore senza troppe ansie. Questo perché, fin dalle prime battute e cutscene, il titolo mostra tutto di sé, soprattutto le rughe. Sappiamo che il retrogaming è diventato un argomento cardine nel mondo videoludico attuale, ma ci sono dei problemi che non tutti possono affrontare, in primo luogo i modelli 3D datati. Nonostante siano passati poco più di 12 anni, il tempo è trascorso inesorabile sulle texture e i poligoni dei personaggi e di alcuni elementi 3D di Secret Files Tunguska. Per un nuovo giocatore è difficile guardare con occhio affascinato i lineamenti molto artificiali di Nina e degli altri personaggi. Un vero peccato, perché dal canto loro gli scenari pre-renderizzati sono disegnati con diligenza e stile e ancora tengono testa, nella maggior parte dei casi, allo scorrere del tempo. Questo distacco grafico tra le due componenti è evidente e per nulla piacevole agli occhi. A peggiorare la situazione c'è una schermata di gioco con un riquadro centrale contornato per 3 lati da schermo nero sul quale sono applicati i grandi tasti del menu e delle azioni di gioco. Esteticamente poco gradevole, oltre che datato. Si potrebbe anche soprassedere sull'aspetto grafico che nel bene o nel male ha quel sapore nostalgico, ma è nel gameplay che il gioco crolla miseramente. Le meccaniche di gioco sono classiche da punta e clic, ambienti da esplorare, oggetti da recuperare, puzzle da risolvere e come già detto, nessuna sfida insormontabile aspetta il giocatore. A dire il vero, una sfida insormontabile c'è e riguarda come interagire con il gioco. Si può giocare con diverse impostazioni, passando dal Pro Controller ai Joy-Con, con relativo sensore di movimento, fino ad arrivare al touch. Il problema è che nessuna delle configurazioni dei comandi è esente da problemi. Il puntamento con il sensore di movimento è impreciso e deve essere abbinato all'uso dello stick, mentre il touch deve essere abbinato comunque ad alcuni pulsanti e la mappatura dei comandi è di difficile assimilazione. Secret Files Tunguska è invecchiato male. Ma non poteva essere altrimenti, perché è praticamente lo stesso gioco apparso 12 anni fa e la realizzazione dei modelli 3D ha un pesante fardello di anzianità sulle spalle. La nostalgia potrebbe giocare un brutto scherzo a chi aveva avuto l'originale fra le mani, soprattutto per il fatto che su Nintendo Switch i controlli da punta e clicca sono gestiti in maniera pessima. Dopo le numerose versioni riproposte in questi anni, sarebbe il caso di far riposare qualche anno questa serie e lasciare che i tempi e la moda siano pronti ad accogliere nuovamente questo tipo di produzione del passato. Del resto, per essere desiderati, bisogna farsi desiderare.